solo davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché il Giuncan de Trieste, perché il Giuncan de Trieste, davanti a un fiasco di vin, quel fiol... La nostra cucina in realtà è prevalentemente di carne. Di carne. Sì, cioè è una cosa che ovviamente deriva dalle nostre radici austriache, austro-ungariche. E quindi anche influenze dell'Istria, della ex Jugoslavia, certo, dell'Est. C'è stata una forte migrazione dopo la guerra dell'Istria verso Trieste, quindi c'è un'influenza ovviamente legata al mare, legata anche all'entroterra. Non dimentichiamoci che Istria è terra di tartufi, quindi ovviamente tutto questo è entrato in questo gigantesco calderone che sostanzialmente è la cucina triestina. Bene, ma visto che il vento ci spettina i capelli, soprattutto, sì, andiamo al ristorante a provare un delizioso. Siamo in cucina con Alessio Cazzadore e Antonietta Zanini. Cosa ci preparate oggi? Allora, l'idea di partenza è la iota triestina, che è classicissima. Il piatto che prepariamo è una triglia d'autunno. La preparazione classica della iota prevede chiaramente il crauto, il fagiolo e la costina affumicata. Fatto il procedimento di un'ora e mezza di cottura, tiriamo via la costina affumicata e le verdure. Questo è il brodo di costina che abbiamo filtrato. Andiamo a fare nient'altro che metterci la polvere di agar agar, giriamo con la frusta e portiamo a ebollizione. Versiamo il brodo in un contenitore che poi faremo raffreddare per una mezz'ora in frigo e otterremo la gelatina che poi andremo a tagliare a cubetti. Una volta scolata e raffreddata la costina, la spolpiamo dalle ossa e misceliamo con le verdure del brodo stesso per fare una polpetta classica. Infariniamo e poi andiamo a friggere. Per richiamare la ricetta originale della iota, abbiamo frullato i fagioli cotti con un goccio di acqua di cottura, abbiamo aggiunto una parte di panna, filtrato il tutto per eliminare la buccetta e abbiamo messo nel sifone. Però noi andiamo a fare il crauto. Il crauto. Molto bene. Che è la sua stagione adesso. È la sua stagione. Abbiamo il crauto crudo, aromatizziamo semplicemente con delle foglie di alloro, andiamo in cottura, come ho detto prima, con un tegame, un po' di brodo vegetale, coperto per un'ora. Una volta raggiunta la cottura del crauto, andiamo a miscelarlo con una parte di fecola e una volta cotta la fecola in padella andiamo a stenderla sul silpat. Una volta fatto questo passaggio si va in forno per un'ora a 90 gradi. Il topinambur l'abbiamo adoperato per fare una crema e una cialda fritta. La cialda fritta è molto semplice perché basta tagliare a mandolina il topinambur anche da crudo e poi si va in frittura come fosse una patatina. Invece per fare la crema abbiamo fatto una lessatura praticamente con una parte d'acqua e una parte di latte al 50%, il topinambur pelato e un po' di cipolla o cipollotto, porro, quello che vi piace. Si fa sfaldare completamente il topinambur e si mixa e si ottiene una crema liscia. E allora con Antonietta prepariamo la triglia. Sì, andiamo a prendere la triglia del Golfo, direttamente dallo scoglio di Trieste, la andiamo a squamare, la sfiletto. Con la lisca andrò a preparare un brodo, quindi non butterò via. Certo, non butti via. Assolutamente. Tieni lisca e testa per preparare il brodo? Sì. Procediamo con la cottura a vapore in questa vaporiera vintage. Andiamo leggermente a ungere i filetti. Un po' di olio. Un po' di olio estriano. A fuoco medio, 6 minuti. Ed è pronto. E allora, mentre noi impiattiamo, ci stiamo divertendo in cucina, cioè, importante. Impiattiamo, tu puoi andare a scegliere il vino della tua bellissima teca di vini che dopo voglio vedere. Vado. Ci fai conoscere. Grazie. Andiamo prima di tutto a fare dei punti con la nostra salsa al topinambur. Spezzettiamo un po' la cialda di crauto. Vado ad aggiungere i cubetti di gelatina di costina. È proprio Alpe Adria, no? La terra e il gusto del mare. Sì, quello che siamo noi qua a Trieste, una miscellanea di consistenze, di odori, di profumi che adesso... Che è unica al mondo. Assolutamente unica al mondo. Assolutamente sì.
le polpettine sempre di costina affumicata, perché è importante non buttare via niente. Gustoso questo fatto di diversità di consistenze. Le chips adesso. E queste chips di topinambur per andare a dare un'altezza al piatto, come il nostro carso, no? Un alto e basso. E il piatto è pronto? È pronto, andiamo a assaggiarlo allora. Questa bella teca di vini refrigerata è fatta su misura? L'ha fatta su misura, anche questo qua mio padre l'ha fatta nell'80. Oggi ci fai stare in territorio? Assolutamente, faccio rimanere proprio a Trieste. Sono andato a prendere e farvi assaggiare poi la Vitosca. La Vitosca appunto è monovitino autoctono prodotto solamente sul Carso ed è il nostro vino triestino. Roberto, passo io. Passa. Facciamo assaggiare questo piatto che abbiamo appena preparato. Intanto apriamo questa bella bottiglia, ti do il compito a te. Intanto mi è venuto in mente questo bellissimo ricordo, sì, di un libro che abbiamo fatto assieme, però. Il pesce povero diventa chic, sì, nel quale hai partecipato anche tu, 4 ricette dedicate al pesce azzurro. Però Roberto, io so che hai una bella carta oli. Prima di me è iniziato mio padre in realtà con la carta di oli più di 30 anni fa. Negli ultimi anni abbiamo fatto crescere gli oli triestini soprattutto, avendo però anche oli da Italia e fuori Croazia. Prendiamo comunque a Chiara Giglio, che quest'anno è la new entry della nostra organizzazione giornalistica, del nostro team, nota food blogger triestina, un blog molto seguito. Come si chiama? La Voglia Matta. La Voglia Matta, c'è cucina nazionale ma c'è anche molta cucina triestina del territorio. Lo sto curando da 7 anni e adesso ho questa grande soddisfazione di far parte di questa squadra vincente di giornalisti. E io darò il mio piccolo contributo come blogger. Evviva allora, benvenuta. Grazie. Però visto che c'è anche Furio, il caro Furio Baldassi, giornalista storico in Trieste, brindiamo. Con questo leggero, brioso Borin per oggi è tutto. Adria Cooking Show! È Maurizio. Ma dove sei, Vladimiro? Sto scegliendo, adesso arriva. Ti aspetto. Scusate il ritardo. Ben ritrovati a tutti, abbi pazienza, sono sempre disposta. Spero che ti farai perdonare. Mi faccio perdonare assolutamente. Per quest'oggi un Sauvignon, ritorniamo nel Collio con i suoi terreni di sedimentari particolari, un Venica e uno dei suoi innumerevoli crù. Dolegna del Collio. Dolegna del Collio, vieni oggi. E uno dei suoi crù, Ronco del Cerro. Sauvignon è un vitigno francese, ormai internazionale, la zona d'elezione è il Bordeaux, nelle Graves, dove compone assieme al Muscadet e Semillon un vino passito famosissimo al mondo, il Sauterne. Il ronco cos'è esattamente? Allora, i francesi direbbero cru, in italiano diremmo zona pedoclimatica, no? Nel senso, una zona ben precisa dove un vitigno dà la sua massima espressione e rappresentatività. Tra un colle e un... In questo caso un colle, potremmo trovare un bricco, potremmo trovare una riva, un alzaro, un poggio, quindi è una zona ben precisa e quasi sempre appunto per fare questi vini più importanti che sono le selezioni aziendali si prende l'uva da quel singolo vigneto. Ho visto che hai scelto un 2015. Un 2015, è un'annata che è stata... Quindi fresco. Sì, è stata un'annata calda, quindi la lavorazione qui prevede solo acciaio. Sono curioso di vedere come troveremo le note tipiche del Sauvignon. Il Sauvignon o si ama o si odia, devo dire, perché ha degli importanti descrittori vegetali. Chi dice la foglia di pomodoro, il pomodoro verde, l'ortica, certo. Le erbe aromatiche. Lo apriamo. E questo vino, Vladimiro, naturalmente sarà una delle nostre selezioni per il 2017 nella nuova guida che cambia nome e si chiamerà Best Gourmet. Uscirà il 10 dicembre in tutte le librerie. Mettiamoci il naso però su questo Sauvignon, dai. Foglie di pomodoro, ma anche con erba aromatica, senti. Sì, erba aromatica, sì, senti. Sì. È salvia, poi un agrume, è un lime o anche un limone. Un agrume e esce poi la nota di polpa bianca, una pesca bianca, direi, molto complesso. Ti ho preceduto nell'assaggio. In effetti è invitante, è difficile resistere. È talmente bevibile che sarebbe anche da aperitivo, però noi lo pensiamo sempre abbinato a un piatto, no? Un piatto che abbia
un qualche componente verde, no? Gli asparagi verdi potrebbe essere, ma anche delle erbette. Con dei piatti primaverili, con l'utilizzo di erbe, questo vino è veramente adatto. E a Natale? Prendo un bel branzino, lo ricopro di sale. Quindi in crosta di sale? Sì, faccio un branzino in crosta di sale. Ti dirò di più. Vai. Non in crosta di sale, in crosta di pane con le erbette fine. Bene Maurizio, dai, qua ci perdiamo, finiamola lì. Finiamola lì e andiamo a mangiare, perché la Carla e la Titti ci aspettano. Ci stanno aspettando. Ci stanno per la cena. Loro cucinano, cosa dici? Portiamo il vino noi? Il vino lo porti tu. Va bene, lo porto io. Hey, what you drinking, baby? Sì, sì, la spesa ai panettoni, certo, dobbiamo farla per Natale. Ah, ma vedo che arriva l'uomo giusto, Samuele. Ciao amore, ci vediamo più tardi. Ciao Samuele. Ciao Maurizio. Ciao. Bene. Siamo venuti a fare la spesa ai panettoni di Natale. Sei nel posto giusto. Esatto. Siamo venuti qua perché io so che voi avete una selezione di panettoni artigianali veramente enorme. Molto belli. Vi aiuto a trovare un po' le chicche del territorio, che coprono diversi anche trend alimentari, e le scopriamo assieme. Prima scelta, Maurizio, Fraccaro, qui vicino a noi. Provincia di Treviso. Provincia di Treviso. Castelfranco. Prodotto vegano, bio, tutto a base di farro, dalla farina al lievito, senza zucchero, sciroppo d'agave. Bene. Per un Natale alternativo. Certo. Profumo di rose per le signore. Loison, qui siamo in provincia di Vicenza. Vicenza. Profumato alla rosa e vino passito. Metto le spezie, Filippi, classico Filippi. Fermo. Perbellini. Perbellini, Verona, Isola Rizza, sì. Sei preparato. La rinomata offelleria Perbellini. Carica. Non può mancare sulla nostra tavola, certo. Dell'Alpe Adria. Vicenza? Vicenza, sì, Filippi. Certo. Filippi, di Zanè, sì. Di Zanè. Sì. Al caffè, per chiudere in bellezza la cena. Samuele, ma portami anche in Fluri Venezia Giulia. Reparto delle birre, panettone alla birra. Eccolo Maurizio. Eccolo, fatto con la birra che è metodo classico. Zago, la famosa Aikuve. Ce la fai? L'ultimo, poi ti aiuto. Panettone in vaso cottura. Pasticceria. Curioso. Di Padova, DNG Pasticceria. La vasocottura mantiene all'interno la morbidezza e i profumi tipici del panettone senza bisogno di nessun conservante. Vasocottura, ci ho fatto anche un libro. Ci accompagniamo una bollicina, Maurizio, cosa scegliamo? No, guarda, questa volta mi voglio veramente rilassare, vorrei un tè. Ottima scelta, sì, interessante. Visto che avete una vasta scelta di tè, e ti dico anche quale. Kuzmi T, Prince Vladimir, in onore del nostro amico caro Vladimiro Gobbo. Apriamo questo panettone in vasocottura, la voglio perché vedi, questa guarnizione bisogna tirarla verso l'esterno e non verso l'alto per aprirlo bene. Una volta stappato sentiremo tutti i profumi? Arancio, cioccolato. Indistintamente, e anche il panettone avrà un colore molto intenso. Intenso, morbido, ricco di gusto. Guardate che meraviglia questo impasto, guardate il colore. Classico, arancia e uvetta. Un'esplosione. Da Itz è tutto, Alpe Adria Cooking Show!